Salve, stiamo per iniziare, mancano 3 minuti, la presentazione di un nuovo percorso, forse vedete un po' sbiadito, ma tanto l'importante è ascoltare, che riguarda il concorso per dirigenti in regione. Sono qui nella mia postazione, sto per partire con questa diretta, in cui, come normalmente mi accade quando il percorso è particolarmente articolato e complesso, anzi, fatemi accendere la luce che me ne sono dimenticato, eccolo qua. Lassù abbiamo la luciona per migliorare la qualità del video, vediamo un po' se così si vede meglio. Ah, forse così un pochino meglio. Allora, vi dicevo appunto che vado in diretta per presentare normalmente i percorsi, quelli più strutturati, più complessi, come il percorso per la SNAA, il percorso questo per dirigenti Regione Toscana, che è un'ottima occasione per i miei concittadini. Fra 2 minuti parte con la diretta, io vi lascio qui, quindi mi vedrete di spalle, mi scuso, poi dopo ci rivediamo alla fine della presentazione, così vedete anche come interagisco backstage. Prepariamo la diretta. Di solito 1 minuto prima, quando scatta 7:59, avvio la diretta e poi anche la registrazione audio. Chiudere. Ecco qua, 7:59. Nel frattempo abbiamo Giovanni che si è abbonato al canale, che ringrazio. Adesso mi devo zittire. Salve, eccoci alla presentazione di questo nuovo percorso, specificamente strutturato per chi si prepara ai concorsi in Regione Toscana, il concorso per dirigente nell'area giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, un bando uscito alla fine dell'anno 2022 e che le cui iscrizioni nel momento in cui sto registrando questa presentazione sono aperte e che ovviamente riguarderà la prima metà, almeno la prima metà dell'anno 2023. Allora, per questo c'è un percorso specifico che è il Full 131. Adesso vi metto il link per chi fosse interessato ad approfondirlo. Eccoci qua. E nel frattempo vi illustro i contenuti del percorso. Un percorso abbastanza strutturato e articolato, ovviamente come tutti i percorsi per profili dirigenziali, ci mancherebbe altro. Questo è strutturato in maniera particolare con riferimento anche alle nuove competenze. Vedete qui nel sottotitolo diritto costituzionale, regionale, amministrativo, accesso, privacy, pubblico impiego, performance, sicurezza sul lavoro, innovazione, programmazione, diritto europeo, competenze attitudinali e soft skills. Allora, vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Intanto partiamo dal bando. Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 8 posti dirigenziali giuridico-amministrativo, economico-finanziari per le competenze ovviamente della regione. Le conoscenze cosiddette tecniche. Allora, le conoscenze sono individuate in 2 tipi. Le prime, le conoscenze tecniche tradizionali, le materie di concorso, diremo con altre parole, che sono costituzionale, quindi la Costituzione della Repubblica Italiana e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il diritto regionale, con particolare riferimento al titolo quinto della seconda parte della Costituzione, lo statuto regionale e quant'altro, e l'organizzazione, il pubblico impiego, la performance, quindi riforma Brunetta, che è uno dei contenuti della riforma del pubblico impiego, l'attività contrattuale, cioè i contratti pubblici, e qui vi segnalo già il passaggio che c'è
fra il vecchio codice e il nuovo codice che entra in vigore il 1 aprile 2023, quindi chi sta studiando per questo concorso deve sicuramente conoscere entrambe le discipline. Sicurezza sui luoghi di lavoro, innovazione digitale, armonizzazione contabile, quindi tutto ciò che riguarda la contabilità, diritto europeo, fonti, organizzazioni, ma anche finanziamenti, PNRR e quant'altro. Mentre la seconda tipologia di competenze sono quelle attitudinali, quelle appunto le cosiddette skills, quelle che sono state, diciamo, valorizzate nell'ultimo periodo dal 2021 in poi con i nuovi concorsi: pensiero sistemico, guida del gruppo, promozione del cambiamento, consapevolezza organizzativa, sviluppo dei collaboratori, decisioni responsabile, gestione dei processi, orientamento al risultato, gestione delle relazioni interne ed esterne. Vedremo di cosa si tratta. Ora, per chi è abituato a studiare le materie tecniche, le competenze attitudinali sembrano parole messe lì. In realtà hanno una componente tecnica anche loro. Allora, vediamo il bando come è organizzato. Una preselettiva, direi quasi certa, visto il numero di potenziali iscritti, è da tanto, da anni che non si fanno concorsi per dirigente, non con questi numeri. I contenuti della preselettiva sono quelli delle conoscenze tecniche del bando, informatica, quindi le, diciamo, nozioni fondamentali di informatica, GDPR privacy e lingua inglese. Quindi abbastanza classico. Ok? Come tipologia di domande. Poi abbiamo le prove scritte. Una prima prova scritta tecnico-attitudinale con una serie di test a risposta sintetica o la redazione di un tema, che su per giù è la stessa cosa. La risposta sintetica significa che vengono date delle righe massime, un tema senza righe massime. Sempre sulle materie tecniche, quindi fondamentali le materie tecniche, ma si aggiungono anche test situazionali a risposta multipla, quindi a quiz, a crocette, vedremo come sono strutturati. Poi abbiamo una seconda prova, che invece è quella più tecnico-attitudinale. Allora, qui ci sono le prove con l'InBasket. L'InBasket è una tipologia, una metodologia particolare di verifica attitudinale. Seconda prova, risoluzione di un caso pratico o elaborazione di un atto amministrativo, quindi anche l'elaborazione degli atti. Infine, all'orale abbiamo leadership leaderless group discussion, cioè una prova situazionale di gruppo, e un colloquio individuale. Il corso è denominato Full 131, con il QR code potete accedere direttamente, altrimenti il link è quello che trovate in alto. E vediamo allora di che cosa si tratta, qual è il contenuto di questo Full 131. Allora, intanto il primo contenuto è un corso intensivo, ancora non svolto, in modo tale che chi si iscrive potrà partecipare in diretta. Lo inizieremo a fare a febbraio, cioè a iscrizioni concluse, soprattutto per consentire a coloro che si iscrivono di iniziare a studiare le materie tecniche, perché l'obiettivo del corso intensivo è che sappiate già o abbiate comunque fatto un primo passaggio di studio delle materie tecniche, e lì andiamo ad approfondirle nell'ottica di predisporre bozze di atti, di predisporre tracce, temi e di esercitarci anche fra una lezione e l'altra. Quindi le lezioni saranno mediamente una alla settimana, anche in funzione della data delle prove, quindi in modo tale da non arrivare né troppo presto né troppo tardi rispetto alle prove, e riguarderanno primo come si scrive, perché magari molti di voi anni dall'ultimo all'università magari non hanno mai fatto compiti scritti, dalla maturità non fanno un tema. Ecco, il panico da pagina bianca, la strutturazione dell'elaborato, anche in modalità elettronica, perché potrebbe essere questa la modalità richiesta su PC. E quindi come si fa, che cos'è il decalogo, come si gestisce il tempo per l'elaborazione. Poi andiamo nelle singole materie. E diritto costituzionale regionale è ovviamente la prima materia. Ecco, vi dicevo, fra una lezione e l'altra faremo esercitazioni. Quindi io vi darò delle tracce, voi le compilerete su una piattaforma apposita e ve le correggerò in modo tale da indirizzarvi sempre di più in un crescendo verso la corretta elaborazione. Quindi,
Lezione 2, diritto costituzionale regionale. Lezione 3, procedimento amministrativo. Pubblico impiego, performance e lavoro. Contratti pubblici, con lo switch dal vecchio codice al nuovo codice. Contabilità e gestione delle risorse, tendenzialmente finanziarie, ma anche umane legate alla contabilità. E poi la lezione dedicata a in basket, situazionali, psicologia del lavoro. Insomma, tutte queste tematiche che abbiamo visto sono importantissime, sono una fetta importante del voto finale. Oltre a questo abbiamo le materie tecniche. Diritto costituzionale e comunitario. Costituzionale e comunitario. Quindi la prima materia da studiare nel corso COD 062, che è formato da una ventina di lezioni. Il corso complessivamente è fatto da 250 a 300 ore di formazione. Non c'è un numero fisso perché comprende, lo vedremo, gli aggiornamenti normativi. Quindi COD 062, costituzionale comunitario, COD 006, centrale, che è diritto regionale. Quindi come il diritto costituzionale e l'amministrativo si, diciamo, attaglia al contesto regionale. 13 lezioni di diritto regionale più altre 13 lezioni di diritto regionale. Le prime tenute da me, le seconde tenute dalla collega Simona Anzani, molto brava e specializzata in diritto regionale. Le materie, fra virgolette, sono le stesse, ma in realtà viste da un'ottica diversa. È ovvio che la differenza di questo tipo di concorso la farà questa materia, quindi doppio corso di diritto regionale. Poi abbiamo delle lezioni di approfondimento per la prova scritta che avevo già elaborato in occasione di un precedente concorso e che trovate all'interno, in modo tale che possiate già iniziare autonomamente, in attesa del corso intensivo, a esercitarvi. Poi abbiamo l'approfondimento toscano. Perché? Perché statuto, leggi regionali sono uno dei temi e quindi ci sono tre lezioni dove analizzo lo statuto nel dettaglio, le leggi regionali ricorrenti e gli atti amministrativi della regione toscana, proprio per entrare anche nella personalizzazione di questo specifico concorso. Andiamo poi nell'amministrativo, che significa teoria generale dell'atto amministrativo, i vizi, il procedimento, la semplificazione. Appalti pubblici, COD 003 e il corso sul codice vigente, che sarà vigente fino al 1° di aprile, con applicazione fino a luglio per i procedimenti in corso. Quindi quando si farà questo concorso sarà l'oggetto principale di attenzione, ma compreso nel pacchetto c'è anche il nuovo codice commentato articolo per articolo, quindi uno e l'altro, perché questo sarà il valore aggiunto, a mio avviso, soprattutto all'orale, chi conosce anche il nuovo codice. Il corso di contabilità pubblica, 25 lezioni da oltre 2 ore ciascuno, 50-60 ore di contabilità. La contabilità è la materia spesso più ostica per chi ha anche una competenza giuridica o una competenza economica, perché normalmente non si studia la contabilità finanziaria ad economia. E quindi questo percorso fatto insieme a Fiorenza di approfondimento sulla contabilità anche regionale. Poi andiamo nel pubblico impiego. Abbiamo visto che il pubblico impiego viene richiesto da più punti di vista, dal punto di vista della disciplina generale 165 e dal punto di vista della performance. Quindi il Code 023 è il corso base, 13 lezioni sul pubblico impiego, e questo è il corso avanzato. Il pubblico impiego nella nuova contrattazione regioni enti locali, funzioni locali, con particolare riferimento al nuovo PIAO. E abbiamo anche delle lezioni di un corso avanzato specifiche, la 7, la 5, che approfondiscono alcuni dei temi richiesti, in particolare appunto quelli della performance. Poi andiamo sul tema delle situazionali, attitudinali, capacità organizzative, comportamento organizzativo. Ok, questa lezione è una lezione teorica, introduttiva, importante, perché se non si capisce il perché vengono chieste queste cose, da dove nascono, il contesto aziendale, da cui nascono, non se ne capisce l'utilità. Quindi oltre 2 ore di lezione sull'approccio a questa metodologia e poi i test, quelli che vi verranno richiesti durante le prove. 2 lezioni di oltre 2 ore ciascuna di analisi di test situazionali, COD 511, COD 773. Poi abbiamo alcune materie che sembrano non esplicitate, ma in realtà sono centrali nella preparazione: anticorruzione e trasparenza, GDPR, partendo dalle basi. Questo è un corso, diciamo,
introduttivo e poi una mia lezione, oltre 5 ore di approfondimento sul GDPR, trattamento dei dati personali. Come detto, si va a fare un concorso per dirigenti e quindi i temi del management vanno conosciuti, quindi la gestione manageriale attraverso questa lezione su management e economia delle pubbliche amministrazioni e questo corso intensivo, un corso che ho tenuto in diretta, qui trovate ovviamente la versione registrata, di ripasso su costituzionale, amministrativo, contabilità, lavoro pubblico e organizzazione aziendale. E economia aziendale e management, fondamentale per quella componente, quella parte che abbiamo visto significativa di capacità gestionale. Sicurezza sui luoghi di lavoro è esplicitamente prevista perché i dirigenti in Regione Toscana ovviamente sono datori di lavoro. E poi andiamo alle esercitazioni. Trovate varie lezioni di esercitazione, fra cui questa, simulazione di una prova di concorso reale con domanda e risposta multipla. Con altri quiz specifici per regioni, comuni e settore della sanità, ricordiamo la sanità è uno dei settori più importanti in regione, quindi va comunque approfondito. Prima parte, seconda parte, terza parte, oltre 10 ore di lezione di domande e risposta commentate. Informatica, questo è un corso, una lezione diciamo specifica sui quiz di informatica specifici per i concorsi. Altri quiz di informatica specifici per i concorsi e poi andiamo al mondo dei finanziamenti comunitari, quindi fondi strutturali, finanziamenti comunitari e nazionali, PNRR, con un corso da 10 lezioni tenuto da una specialista, da Giulia. Io poi ho fatto un approfondimento sulla parte che avete visto di innovazione tecnologica legata agli aspetti amministrativi, quindi gestione del procedimento amministrativo e elementi di informatica giuridica. Poi sarete voi ad approfondire con il codice dell'amministrazione digitale. Infine, informatica inglese, prove di informatica e lingua inglese con un gruppo che è stato tenuto in diretta da un altro collaboratore, Luca, madrelingua inglese, che appunto riprende alcuni elementi di base a livello fino a un livello intermedio di ripasso proprio finalizzato ai concorsi. Infine, in questo pacchetto è prevista la possibilità di personalizzare, perché magari qualcuno di voi vuole fare più l'aspetto contabile, qualcuno l'aspetto amministrativo, qualcuno più l'aspetto manageriale, qualcuno più la lingua inglese o l'informatica. Allora è previsto un corso Jolly. Che cos'è un corso Jolly? È la possibilità di sostituire senza ulteriori spese. Di introdurre un nuovo corso al posto diciamo di quelli presenti nella piattaforma. Quindi, oltre a quelli che avete visto, ne potete aggiungere un altro a vostra scelta in modo tale da indirizzarvi più sull'amministrativo, il regionale, la parte economica, il management, quello che ritenete più opportuno. Come accompagnarsi nella preparazione di questi concorsi? Ovviamente io vi invito a valutare il Book 01, che è il libro fondamentale di suggerimento, di affiancamento alla preparazione ai concorsi, che si integra bene, l'ho realizzato io con questi pacchetti, e il Book 05, che sono tracce svolte, quindi quelle famose tracce che vengono richieste sulle materie tecniche. Qui avete oltre 200 tracce sviluppate in modo sintetico su cui poter lavorare, quindi Book 01 e Book 05. Inoltre, come vi ho anticipato, è un corso che ha un continuo aggiornamento. Ogni volta che c'è una novità normativa, voi troverete un mio video commento che sarà caricato sul code 0, sul code 999 per tutti i mesi successivi fino all'esito della prova. Anzi, in realtà, anche dopo la prova, voi avrete in piattaforma sempre tutti gli aggiornamenti. In più, gli iscritti al corso hanno un gruppo Telegram dedicato dove poter approfondire, scambiare opinioni, darvi materiale aggiuntivo e fare quelle esercitazioni che abbiamo detto. Quindi un gruppo dove ci sono tutti coloro che si stanno preparando per sanità e regione. Quindi ci siamo detti, diciamo, i contenuti del corso che trovate, in che modalità? In primo luogo, video. Sono video, lezioni registrate. Le potete guardare quando volete, quante volte volete, tranne il corso intensivo che sarà
in diretta e registrato, quindi chi non può partecipare in diretta lo potrà vedere registrato, chi può partecipare in diretta lo vedrà comunque anche registrato a disposizione e rimarrà per sempre, non ci sono scadenze. Formato MP3, potete scaricare l'audio in modo tale da sentirlo, magari quando non siete davanti a un computer, state camminando, state facendo altre cose, molti studiano ad esempio facendo le faccende di casa, in modo tale da poter ripassare. Avete le trascrizioni, quindi tutto ciò che viene detto a lezione è trasformato in un file editabile che potete scaricare, quella che era la vecchia sbobinatura che ora è automatizzata per le varie lezioni e poi, come detto, i gruppi di studio. Quindi questo è il contenuto del full 131 che trovate a questo indirizzo e che potete valutare. Questi sono i miei contatti social, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima occasione. Arrivederci. Allora, intanto vi ringrazio di aver seguito, non potevo ovviamente guardare i vostri commenti dalle spalle, spero che sia stato interessante anche vedere come organizzo backstage queste dirette. Siamo qui nella mia postazione, una postazione dove lavoro, insonorizzata, così da ottimizzare anche tutto quanto. Bene, non so se avete delle domande particolari, attendo un attimo magari che le possiate fare. Intanto colgo l'occasione per salutare tutti quelli che si sono collegati, tantissimi, ringrazio anche per chi segue questo backstage. Accidenti, vedo che tantissimi sono collegati. Vediamo se ci sono delle domande particolari. C'è qualcuno che vuole intervenire in diretta? Non so se è una richiesta, io la accetto. Non so se era una richiesta di partecipazione in diretta. Ho un errore nel cliccare il tasto, comunque attendo qualche secondo. Vediamo un po'. Allora, bene, allora io vi saluto, vado a fare altre cose. Per chi fosse interessato, venga sul canale YouTube perché oggi faremo dei quiz commentati in diretta. Un saluto, a presto.